Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video tutorial. Dopo che ho fatto la mia lunga assenza, dato che sono stato in montagna, sono ritornato ieri, e difatti oggi è lunedì 7 gennaio e ho cominciato la scuola purtroppo. E in questo video tutorial vedremo come si crea una cartella protetta nel Mac. In che senso una cartella protetta? Come ad esempio questa qua, mi avete chiesto che cos'è e adesso vi farò il tutorial. Vedete, questa qua è una specie di cartella. Io, se ci clicco sopra, devo inserire una password, che ovviamente decido io. A questo punto si aprirà questa cartella. Io la apro e qua dentro ci sono le mie password generali. Una volta che ho fatto questo, adesso vuoto il cestino per rendere le cose più semplici, butto questa nel cestino e, come per magia, qua non c'è più e nel cestino non c'è più niente. Adesso vediamo come si crea. Per prima cosa andiamo sullo Spotlight e cerchiamo utility disco. Attendiamo un attimo, andiamo su nuova immagine e mettiamo il nome il nome che vogliamo dare alla nostra cartella, come ad esempio io qua ho messo password. Qua metto ciao, situato dove lo volete situare, nome di nuovo ciao, poi dimensioni, mettete le dimensioni che volete dare, che diciamo adesso io qua ho selezionato 100 megabyte, ovvero tutte le cose qua dentro non possono superare in totale 100 megabyte. Ovviamente poi si può fare ad esempio 500, poi anche 8 GB, ragazzi, che è una roba assurda. E niente, poi formato dovete lasciare quello che avete già, codificazione, qua dove c'è scritto nessuna, noi dobbiamo andare sull'ultimo, ovvero criptatura 256-bit AES più sicura ma più lenta. È un po' più lenta, ragazzi, ma comunque è molto più sicura che l'altra, che è più veloce però... è comunque una bella protezione, però può essere codificata abbastanza facilmente. Quindi lasciamo l'ultima, qua lasciamo tutto identico, andiamo su crea. A questo punto qua possiamo anche chiudere e come vedete qua ci uscirà ciao. Qua metti alla password, ad esempio io adesso rimetto ciao come password. Mettiamo di nuovo la password per vedere se l'abbiamo inserita giusta prima. Togliamo assolutamente questo spunto perché è una cosa importantissima. Andiamo su ok, attendiamo che creerà il file. Adesso come vedete si è aperto, se sentite il mio cane abbaiare scusatemi. Adesso vabbè, noi adesso lo apriamo e qua dentro ci mettiamo i nostri file. Dopo che abbiamo messo i nostri file lo cestiniamo, apriamo, mettiamo la password. Ed ecco qua il nostro file con, vabbè, i file che ci metteremo dentro. E quando abbiamo finito di guardare i nostri file, non vogliamo che altre persone ci leggano i file, basterà metterlo qui dentro e fatto. Ci vediamo nel prossimo video tutorial. Commentate, votate ed iscrivetevi. Se avete qualche problema non esitate a commentare. E se vi volete iscrivetevi, se vi volete iscrivere mi fa anche un grande piacere che ricambio. Basterà dirmelo giù nei commenti oppure nei commenti del canale. Grazie mille per aver visto questo video e ciao!